Vuoi crediti per giocatori come questi? FIFA Coin Zone. Trovi link e codice coupon qui in descrizione. Salve a tutti ragazzi, belle brutti e miei iscritti più di tutti, bentornati su Gioia che ti spoglio, sono Gioia e questo è un nuovo episodio della serie Balotelli The Revenge. State appena vedendo il nuovo acquisto, si tratta di Sansone, il CIO trequartista italiano. Un altro acquisto è Caldirola, difensore centrale italiano. Allora, per chi non sapesse cosa si tratta, questa serie è una serie basata su Balotelli, nel quale dovrà fare tre obiettivi. Principalmente è uno l'obiettivo suo personale, però ci sono tre obiettivi. Qua vado ad acquistare anche Flanagan per non so quanto. Comunque a fine video vi metterò un bannerino sotto nel quale vedrete i crediti netti a fine episodio, e a ogni fine partita vi metto sempre i crediti di quella partita, e vi metto anche quando segna Balotelli, quando fa l'assist, eccetera eccetera. Comunque vado ad acquistare Flanagan e Suso. Allora, stavo per dirvi, i tre obiettivi sono arrivare a 100 gol con Balotelli, costruire Liverpool e costruire l'Italia. Le regole, cioè, come posso fare per costruire l'Italia e Liverpool? Mi sono dato dei vantaggi, diciamo, tra virgolette. Per ogni gol un assist, per ogni gol, scusate, un K. Non saranno più 2K, un K. Per ogni vittoria, un K. Per ogni pareggio, 500 crediti, sconfitta 0. E per ogni assist di Balotelli saranno 500 crediti. Per ora, Balotelli ha fatto 19 gol con un totale netto di crediti di 36.500 crediti. Dopo questi acquisti naturalmente si è abbassato, però ho già fatto i conti, quindi a fine episodio vedrete bene bene bene. Comunque la prima partita contro questa squadra è una bella ibrida fatta bene. Aurier, Alexandro, Juan Jesus, difensore centrale, Nova Mosca, vabbè, comunque. Il primo gol arriva con, purtroppo, un autogol di Caldirola, il nuovo acquisto, subisce già l'autogol. Eh sì, vai bene così Caldirola, è iniziato alla grande. Però ci penso Kakakuchka, su assist di Balotelli, a segnare. Poi ancora Caldirola fa un balletto strano e fa segnare l'avversario. La partita però conclude così con la connessione internazionale è stata interrotta, non so, l'avrà quittato. Però, siccome ho sconfitto, ho perso 2-1, è una mia vittoria, però me la dà come una sconfitta. Anzi, non mi dà né vittoria né sconfitta in questi casi, quello che voglio farvi capire. Comunque è una sconfitta, quindi mi passerò solamente 500 crediti. Vado ad acquistare un difensore centrale, Touré, siccome non trovavo più l'altro difensore centrale della BPL, ho dovuto acquistare Touré. Vabbè, tanto sempre del Liverpool, quindi stiamo costruendo piano piano il Liverpool e l'Italia. La seconda è contro questa squadra dell'Eredivisie. Non conosco nessun giocatore, so solo che la destra si chiama Narsing, solo quello so e basta. Il primo gol è di Esil, poi Balotelli si procura un calcio di rigore che andrà a battere lui stesso, portiere che esce un po' a palanga, e quindi il calcio di rigore è netto. Va Mario, Mister Mario Balotelli, Super Mario Balotelli, che ne infila per il 2-0. Ancora lui, ancora Super Mister Mario Balotelli, Super Mister Mario, sarebbe un bel soprannome. Comunque arriva anche un gol dell'avversario con CC, non so come si dica. È un altro gol sempre con l'avversario, con Rusnak. Però Balotelli, migliore in campo, ha fatto due gol, quindi 1000 crediti. Per 2, 2 gol, 2000 crediti, più 1000 crediti della vittoria, sono 3000 crediti in questa partita. Prossima partita e ultima di questo episodio, abbiamo una squadra non fortissima, quindi niente di che. Il gol è di Mister Super Mario Balotelli, quanto cazzo è questo soprano. Comunque poi l'avversario quitta perché anche io mi stavo annoiando a questa parte. Comunque un gol, una rete di Mario Balotelli è una vittoria, la vittoria sono un totale di 2000 crediti per questa partita. In totale in questo video sono 5.500 crediti, però togliendo gli acquisti che abbiamo fatto durante l'episodio sono 3.400 crediti di perdita meno, quindi un totale in questo episodio di 2.100, sommato arrivano a 38.600 crediti. In totale di Balotelli, in totale di tutti gli episodi sono 22 in gol, quindi non male, non male. Dunque vi invito a commentare con due nomi,
più di due nomi giocatori italiani, naturalmente non troppo costosi. Ditemi cosa ne pensate di questa serie, se devo cambiare qualcosa, se devo togliere qualcosa, aggiungere qualcosa. Ditemi cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Dunque vi invito a lasciare anche un bel pollice all'insù. Arriviamo almeno a 20 mi piace per questo episodio e ci vediamo domani.